Una delle domande più curiose che sentiamo quando approcciamo la mobilità elettrica con un neofita, con una persona curiosa, è legata proprio all'idea di costi di manutenzione legata al veicolo elettrico. Forse perché siamo tutti un po' abituati a quest'idea di tagliando freni, dischi, pastiglie, frizione, carburatore, eccetera, eccetera. Scoprire che in realtà un'auto elettrica ha migliaia e migliaia di pezzi meccanici in meno al suo interno, in realtà ci fa capire come anche lato manutentivo l'auto elettrica, il veicolo elettrico, siano comunque vincenti. Semplificando esageratamente, un'auto elettrica è formata da un motore elettrico e da un pacco batterie. Tutto il resto è molto molto marginale, sono quasi tutti funzioni di comfort e non più di legate alla meccanica o alla mobilità. Non abbiamo carburatori, non abbiamo frizione, non abbiamo cambio, non abbiamo radiatori e sistemi di raffreddamento particolari. Manteniamo l'aria condizionata, certo, però per il resto sono tanti pezzi in meno che hanno bisogno di tante cure in meno. Questo si ripercuote inevitabilmente sui costi di gestione dell'auto elettrica e chiaramente consente di fare dei calcoli magari anche in modo più semplice. Giusto per capirci, abbiamo un risparmio medio del 47% lato assicurativo, poiché i veicoli elettrici hanno meno pezzi da rubare e si rubano con meno frequenza. Abbiamo un 50% in meno di costi di manutenzione e gestione confrontati con un'auto ibrida. Questo perché un'auto ibrida, per tecnologicamente avanzata che sia, ha comunque due motori, ha bisogno di due tagliandi, di due meccanici, no? Di due analisi. Abbiamo tutta una serie di costi in meno che poi si ripercuotono sulla quotidianità anche del veicolo elettrico. Tanti sono i comuni, non tutti, perché nella nostra nazione più o meno ognuno fa le regole che vuole, però sono tanti i comuni che ad esempio non fanno pagare le strisce blu, per cui i parcheggi sono gratuiti per le auto elettriche, consentono l'accesso in ZTL all'interno di zone a traffico limitato, senza parlare poi chiaramente del costo energia, che raffrontato col costo carburante ci consente di ridurre a un quarto, un quinto, confrontando a diesel e benzina. Aggiungiamo che l'idea stessa di mancanza di cambio consente a un'auto elettrica di ottimizzare anche costi di gestione ordinaria, come quello del cambio della frizione, che non esiste nell'auto elettrica, o delle pastiglie dei freni. Abbiamo esperienza di auto elettriche in cui le pastiglie sono state cambiate a 250.000 km a scopo preventivo, poiché l'usura delle pastiglie era in 250.000 km poco più del 50%, perché la logica stessa di veicolo elettrico trasforma la mancanza di accelerazione in frenata rigenerativa, cioè il veicolo, quando non stiamo accelerando, di fatto sta frenando da solo per recuperare energia da reimmettere in batterie. Questo ci consente di utilizzare molto meno il freno e tutti questi risparmi uniti ci consentono di avere non soltanto minori costi di gestione, ma una vita più lunga del veicolo elettrico stesso, con una garanzia di qualità e comfort di marcia che sono impareggiabili.